Esattamente, è proprio questo il nostro obiettivo. Fino al 2008 questo porto non si poteva assolutamente, non si sapeva di chi era la competenza, adesso la competenza è regionale, quindi comunale, e quindi noi stiamo chiedendo che questo porto sia dragato, perché il biglietto è visita della città e serve sotto moltissimi aspetti come gli altri biglietti. Beh, i danni sono notevoli, perché la portualità in una città capoluogo di regione, peraltro città metropolitana, che non offre alla propria cittadinanza, ai propri fruitori e anche ai turisti in transito la possibilità di un ormeggio sicuro, anzi addirittura la possibilità di un ormeggio, perché le barche fra un po' non potranno più entrare. Già quest'anno la barca del nostro San Nicola ha avuto grossissime difficoltà e ha dovuto trovare altre soluzioni, quindi il problema del dragaggio all'interno del porto è ormai inderogabile. Qui siamo arrivati a una situazione di pochi centimetri d'acqua sotto alcuni bottini. Gli sport legati al mare e alla nautica sono importantissimi, sia dal punto di vista educativo, nel rivalutare il rapporto con il mare, con l'ambiente, ma anche dal punto di vista economico, perché muovono tantissima economia, interessi, dal punto di vista della nautica da diporto, ma anche dal punto di vista della crescita di manifestazioni sportive legate al mare, che tradizionalmente anche qui a Bari sono state molto importanti. Il porto vecchio, il porto storico, con tutto il bacino del lungomare, hanno ospitato manifestazioni straordinarie, e quindi è necessario intervenire perché si possano, diciamo, riproporre anche fuori.